organizzata dal Motoclub Cremona, si è svolta sul locale tracciato una gara valevole come terza prova del campionato regionale FMI per quanto riguarda MX1 e minicross. Pista in perfette condizioni, belle gare combattute, un po' di polemiche come vedremo più avanti, pioggia schivata di poco, un'altra bella domenica di motocross. Vediamo subito le classifiche dal minicross. Nella categoria debuttanti, vittoria per Thomas Tonori della Cross Line. Nella cadetti, primo posto per Morgan Lesiardo, motoclub Mariano Comense. Nella junior, primo posto per Nicolas Lumina, anche lui Cross Line. Nella senior, podio più alto per Davide Bonini, motoclub Gallarate. La MX1 è vissuta sulla bella sfida tra Fabio Ferrari, Kawasaki Team Lancini, Motoclub Giallo 23 e Marcello Disetti, Honda Motorazzo. La vittoria, dopo due manche veramente tirate e combattute, va a Disetti, con però un po' di lamentele da parte del forte alfiere del Team Lancini. Ostacolato da alcuni doppiati nel giro finale della seconda manche, causa la mancata segnalazione delle bandiere blu da parte dei segnalatori, gli sfugge la vittoria in gara 2, che poteva riequilibrare l'assoluta. È stata una giornata abbastanza positiva, diciamo, non è partita nel migliore dei modi perché in qualifica sono scivolato mentre ero secondo e poi alla fine ho finito terzo e partivo per le due manche del pomeriggio settimo al cancello. Due mediocri partenze, sono partito sempre in terza posizione e a metà manche sia nella prima che nella seconda gara sono riuscito a superare ordinatamente, diciamo così, tutti i miei avversari e mi sono un po' involato fin quando fino alla fine della gara, dalla fine, ho trovato molte difficoltà, molte con i doppiati, in quanto bandiere blu non ce n'erano, si può dire, e era molto monotraettoria la pista perché comunque ha retto benissimo, ma purtroppo era un po' fangosa e tutte e due le manche Marcello Disetti è riuscito a infilarmi alla penultima curva, gran merito suo. Due entrate giuste, le avrei fatte anch'io, se mi trovo nella sua situazione. Mi rimane la magra consolazione di essere riuscito a arrivare primo, prima di questo fattaccio, in tutte e due le manche, con dei sorpassi puliti, e tutte e due le manche con ottimi tempi. Ho girato sempre più forte di tutti, perciò questo è positivo per me. In classifica sono ancora primo, va bene così, non ci lamentiamo. La giornata di oggi è andata bene, diciamo, a partire dalla mattina che ho vinto la qualifica,
girando con i tempi più bassi di tutti, mi sono dimostrato uno dei più veloci. Fino ad oggi, la prima manche, partito in testa, ho battagliato con Ferrari fino all'ultimo giro. Prima passaggio, sei ripassati un paio di volte, fino a metà giro dalla fine sono riuscito a riprendere la posizione di testa e mantenerla fino alla fine. La seconda manche, sono partito terzo, ho preferito gestirla in maniera un po' diversa e ho gestito un po' i miei piloti, poi ho passato il secondo, poi alla fine, all'ultimo, proprio l'ultima curva, mi sono infilato ad uno spazio vuoto e ho passato vincendo la gara. Quindi è stata una buona giornata, la pista era bella e il tempo ha tenuto. Vede ancora in testa Fabio Ferrari con 1420 punti davanti a Risetti a 1250. Sempre domenica scorsa si è gareggiato anche in quel di Varese, precisamente a Schianno, sempre per il campionato regionale FMI, in questo caso con le categorie Under 21, Fuoristrada, Over 21 ed Elite MX2. Nell'unica manche disputata a casa il maltempo, la vittoria è stata per Matteo Aperi, Honda Motobase, davanti a Giancarlo Cittadini del Motoclub Verolese e a Ivan Molinaro del Team Green Kawasaki Lancini. La classifica vede Aperio al primo posto con 1250 punti. Si svolgerà l'ultimo weekend di maggio l'attesa manifestazione motoristica organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Dirt Heaven presso il centro sportivo comunale di Travagliato. Una formula di successo che già l'anno scorso, al suo anno zero, ha visto la presenza di circa 120 piloti suddivisi nelle varie discipline, con un'ottima affluenza di pubblico in tutto il comprensorio della manifestazione. Fabio Platto, organizzatore di una bella manifestazione di motocross verso fine maggio, può essere un po' più preciso? Sì, salve a tutti. La festa si terrà il 29 e il 30 maggio a Travagliato, nel centro sportivo dove si organizza solitamente la Travagliato Cavalli. Verrà organizzata questa manifestazione che riguarda tutta la tipologia dei motori. Ci sarà motocross, ci sarà il motard e ci sarà il rally. Per il motocross avremo l'interregionale WISP con categoria hobby, amatori, esperti e fuori gara ci saranno gli agonisti. Il campo come viene allestito il campo cross? Ora il campo cross verrà allestito in un campo adiacente al palazzetto che sarà di terra normale. Chi farà la pista è Maurizio Del Barba, che è lo stesso che ha fatto la pista per il Nazioni quest'anno castrezzato, mentre in parte al campo gara del motocross ci sarà il campo gara del motard che verrà seguito da Yuri Piceni della S Attitude in collaborazione con il gruppo dei Diavoli Rossi che già organizzano il trofeo Italia del motard. E lì avremo già la partecipazione, che è già confermata, di parecchi campioni, tra i quali Davide Gozzini, Andrea Occhini, Alberto Dallera e tanti altri del panorama motard. Mentre sempre vicino a queste piste ci sarà una zona adibita per il rally,
dove verrà fatta solo esibizione, in quanto non riuscivamo a organizzare una gara anche su quello, quindi ci sarà esibizione di rally e in più esibizione del drifting in collaborazione con Didi Bizzarro e il gruppo delle Rani Team. Basta. Sabato piste libere per il pubblico, per i piloti, per poterle farle provare. E la domenica invece ci sarà dalle 9 di mattina, ci saranno le gare effettive che andranno tutte in contemporanea fino alla sera. L'ingresso della manifestazione è gratuito, c'è spazio per il pubblico, ci sarà una zona del commerciale e speriamo tantissima gente. E noi invitiamo tutti gli appassionati di motori, specialmente quelli che seguono la nostra rubrica di motocross, a venire a vedere questa bella gara. Anche per questa settimana abbiamo finito. Vi ricordiamo che tutte le puntate di questa trasmissione sono rivedibili sul nostro sito www.motocrossnetwork.tv e che le classifiche complete le trovate su www.mxcenter.it. Infine, Moto On Off Lombardia, se volete avere i resoconti dettagliati di tutte le gare regionali del nostro meraviglioso sport. Ci vediamo a settimana prossima!